più care le materie prime, più cara l'energia. Sia le imprese locali sia quelle sul mercato estero subiscono i contraccolpi di guerra e pandemia. Aumentano i prezzi al consumatore finale. Gli anziani sono persone con talenti da valorizzare, lo ha detto il Papa durante l'udienza generale, sottolineando che il rapporto tra generazioni va rimodellato perché gli scambi siano più fruttuosi. Partito da Torino, Monsignor Giorgio Marengo è da 2 anni vescovo della Mongolia, paese con soli 1.400 cattolici. L'esperienza nella realtà asiatica sarà raccontata nella rubrica Missione Mondo. Il Liceo Generali Campus di Chiavari ospita studenti da Spagna e Turchia in un progetto di scambio culturale e condivisione. Tante attività incentrate sullo sport come strumento educativo ed inclusione. Per il cinema la ripartenza non è ancora arrivata, pesa l'obbligo della mascherina FFP2 ancora in vigore, manca il pubblico del cinema d'autore. Il Riviera Film Festival può aiutare a ricreare un po' di interesse. Primi giorni del nuovo sistema digitale per i liguri, in caso di cattiva ricezione non bisogna allarmarsi, il passaggio sarà progressivo e chiede un periodo di assestamento. È finita 6-4 per la squadra dei giovani di Santa, la partita con i ragazzi del progetto SAI disputata al Broccardi di Santa Margherita Ligure, una festa dell'integrazione e dell'amicizia. Buonasera a tutti, ben arrivati a Tiguglio Oggi. Nel Levante sia le imprese che lavorano sul mercato locale sia quelle che distribuiscono a livello internazionale stanno subendo gli aumenti dei costi per le materie prime per acquistare energia. In alcuni casi sono necessari aumenti nei prezzi finali. Sentiamo Emanuela Castello. Oltre al dolore, ai lutti e alla tragedia che pandemia e guerra portano con sé, le conseguenze a largo raggio arrivano nei bilanci delle imprese, perché i rincari delle materie prime iniziati post pandemia e cristallizzati dalla guerra, le difficoltà logistiche per l'acquisizione delle materie prime, la frammentazione dei rapporti commerciali arrivano a cascata sui conti che si pagano alla cassa del supermercato, ma si riflettono prima sui bilanci delle aziende, tanto quelle che coprono un mercato locale quanto quelle che si muovono su un piano europeo ed internazionale. Latte Tiguglio del gruppo New Latte, centrale del latte d'Italia S.p.A., 57 dipendenti diretti e una cinquantina di persone nella distribuzione, garantisce la copertura di circa 2.500 punti vendita, per lo più a Genova e nel Levante, ma anche alla Spezia e Savona. Non solo l'energia, le materie prime, in modo particolare il latte, le materie prime come anche le materie di confezionamento, la carta, la plastica, anche una banalità, il costo dei pallet e del legno, quindi sono tutti materiali fondamentali per la produzione del nostro latte, hanno subito dei rincari importanti. Noi abbiamo leggermente rivisto la nostra offerta di listino, ma sempre contenendola con una percentuale inferiore alle 2 cifre. È un momento critico, abbiamo ridotto alcune offerte, stiamo attenti a ridurre gli sprechi nella gestione dell'attività d'impresa e quindi riusciamo a procedere in modo continuativo nell'offerta dei nostri prodotti. SEAC produce attrezzature subacquee dal 1971 per attività professionali, pesca e snorkeling, oltre alla linea nuoto, con 50 persone interne a cui si aggiunge la rete di distribuzione e vendita europea e mondiale. Ha importato la produzione prima estera nello stabilimento in Fontanabuona per garantire sostenibilità, ma deve fare i conti con i costi più alti, tanto sui materiali che sull'energia. I materiali sono molteplici in base alla tipologia di prodotto, perché si passa dalle materie plastiche utilizzate comunemente per la produzione di pinne e maschere a materiali differenti quali ottone, acciaio e altri tipi per produzioni diverse, alluminio anche, vedi fucili, erogatori, componenti vari tecnici. Stiamo sopperendo in maniera abbastanza brillante a tutte quelle che sono le più che altro filiere di approvvigionamento. È invece una battaglia molto molto dura per l'inasprirsi dei costi e degli aumenti a 360 gradi sia dalla parte del materiale ma soprattutto anche dalla parte gestionale, vedi aumenti di bollette purtroppo sulla bocca di tutti.
Casalza Ligure, Borzonasco, Carasco e Rezzo Aglio sono tra i comuni che riceveranno fondi regionali per i progetti di rigenerazione urbana. Se ne è parlato questa mattina a Casalza Ligure, come vediamo nel dettaglio sul nostro sito. Si tratta di progetti che sono immediatamente cantierabili e prenderanno il via nel primo semestre del 2023, finanziati in parte con il Fondo Strategico Regionale. A Casalza Ligure è prevista la riqualificazione del centro storico e la costituzione di spazi aggregativi lungo via Annuti, un investimento di oltre 300.000 euro, di cui 200.000 con risorse del Fondo Strategico Regionale. Borzonasca si interviene sugli ex lavatoi sotto Piazza Garibaldi e si realizza il Museo sulla Resistenza, intervento di 226.000 euro e 500 euro e di 200.000 euro con risorse della Regione. A Carasco completano il recupero i giardini pubblici di via Piani, intervento di 177.000 euro con un contributo di quasi 160.000 dalla Regione. A Rezzo Aglio sarà sistemato un edificio in località Farfanosa per essere riutilizzato con attività a sfondo sociale. I lavori costano quasi 200.000 euro, 180.000 arrivano dalla Regione. E questa mattina si è riunita online la commissione di collaudo del porto di Chiavari con i rappresentanti della Regione, l'assessore ai lavori pubblici e il dirigente del settore urbanistica del Comune. Un incontro transitorio, ha spiegato l'assessore Massimiliano Bisso. La prossima seduta, in cui dovrebbe esserci una delibera, sarà convocata con la nuova amministrazione e il 12 giugno è fissato infatti il primo turno delle elezioni comunali a Chiavari. Società Autostrade ha avviato il procedimento di valutazione ambientale del collegamento tra la Val Fontana Buona e l'autostrada A12, a comunicarlo il Ministero della Transizione Ecologica. Un atto importante, ha commentato Raffaella Paita, deputata di Italia Viva, perché dimostra che la tempistica del progetto è rispettata. Si tratta ora di proseguire veloci con lo stesso ritmo verso la prossima fase, che è l'apertura del cantiere. I carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno arrestato per detenzione abusiva di armi e minacce aggravate un uomo di 50 anni pregiudicato che aveva in casa una pistola con matricola brasa, alcune cartucce. La perquisizione nella sua abitazione è scattata a seguito della denuncia della ex convivente che aveva subito nel corso del tempo diverse minacce di morte per la fine della loro relazione. Ora la pagina ecclesiale. Nell'udienza generale del mercoledì, Papa Francesco ha proseguito il ciclo di catechesi sulla vecchiaia, usando come esempio il personaggio biblico di Giuditta. Al centro della riflessione c'è il ruolo che possono avere gli anziani nella società di oggi. Il rapporto tra generazioni deve cambiare per far sì che anziani e giovani abbiano scambi più fruttuosi per entrambi. Questo è l'appello del Papa durante l'udienza generale del mercoledì, in cui prosegue il ciclo di catechesi sulla vecchiaia. Al centro della riflessione c'è la figura biblica di Giuditta che, dopo aver difeso Israele dai nemici e ucciso Lofene da giovane, visse fino a 105 anni e che da anziana fu capace di vivere una stagione di pienezza e di serenità. L'eroismo non è soltanto quello dei grandi eventi che cadono sotto i riflettori, ma spesso si trova l'eroismo nella tenacia dell'amore riversato in una famiglia difficile e a favore di una comunità minacciata. No? L'eredità che possono lasciare le persone non riguarda solo i beni, ma anche la saggezza e gli insegnamenti. Da qui il pontefice invita a riflettere sul fatto che oggi i genitori sono più destini nell'affidare ai nonni spazi di educazione, concedendo solo quelli strettamente legati al bisogno di assistenza e all'accudire i nipotini. Ma qualcuno mi diceva, un po' sorridendo con ironia, oggi i nonni, in questa situazione socio-economica, sono diventati più importanti perché hanno la pensione, e la pensano così. Il fatto che la vita media si allunghi fa sì che ci sia più a lungo una compresenza delle generazioni, dice Francesco. Cerchiamo tutti insieme di renderle più umane, più affettuose, più giuste nelle nuove condizioni delle società moderne. Ma ci domandiamo, noi facciamo questo sforzo di rimodellamento oppure subiamo semplicemente l'inerzia delle condizioni materiali ed economiche? Al termine dell'udienza il Papa ha rivolto un pensiero al popolo dello Sri Lanka e a chi in questo periodo sta protestando per l'aumento del caro vita. Nell'esortare tutte le parti in causa a mantenere un atteggiamento pacifico, faccio appello a tutti coloro che hanno responsabilità perché ascoltino le aspirazioni della gente, garantendo il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà civili.
All'udienza erano presenti anche Caterina Prokopenko e Yulia Fedosiuk, mogli di due combattenti del battaglione Azov da alcuni giorni in Italia, per raccontare quello che succede a Mariupol. L'unità paramilitare ucraina, di orientamento neonazista, da oltre due mesi difende la città costiera dall'assedio russo. La decisione del Papa risponde ad un richiamo umanitario che sottolinea la sua personale angoscia di fronte al conflitto. Nella puntata di Missione Mondo, in onda questa sera su Telepace 1, proporremo l'intervista realizzata a Monsignor Giorgio Marengo, originario del Piemonte, entrato in giovane età a far parte della famiglia dei missionari della Consolata. Padre Marengo è stato nominato vescovo dal Papa due anni fa e ha proseguito con questo nuovo incarico la sua missione in Mongolia, paese dell'Asia con una minoranza cristiana. Sentiamo. Che cosa significa essere vescovo in Mongolia? Diciamo che essere vescovo in una chiesa come quella della Mongolia vuol dire essere molto vicino alla gente, perché la comunità cattolica di tutto il paese, pensate, conta appena 1400 fedeli, quindi come una piccola cappella delle vostre in Liguria o un piccolo paese. Quindi, però, questa popolazione cattolica è diffusa un po' in tutto il paese. E quindi vuol dire partecipare a una fase molto affascinante, bella, delicata del radicamento della Chiesa in un territorio. Come la popolazione locale accoglie la vostra attività missionaria, la presenza anche di sacerdoti cattolici in questa regione? E diciamo che per la Mongolia la presenza della Chiesa è qualcosa di abbastanza non consueto, anche se storicamente il cristianesimo antico era stato praticato in questa parte di mondo. Per i cittadini mongoli di oggi la Chiesa cattolica, scusate, è qualcosa di abbastanza nuovo, tant'è che noi quest'anno celebriamo i 30 anni dall'arrivo dei primi missionari in epoca contemporanea. Quindi l'atteggiamento delle persone è di curiosità, di novità, a volte anche un po' di sospetto, perché non si conosce bene la realtà, però poi quando si riescono a tessere delle relazioni sane, belle e profonde, allora c'è anche interesse, c'è anche desiderio di conoscere. Qual è il desiderio che vorrebbe vedere realizzato per la popolazione della Mongolia? Il desiderio è sempre quello che la fede si radichi in profondità. Termina domani la prima parte del progetto Come la nostra scuola è importante per i nostri studenti, che ha portato alcuni studenti di Spagna e Turchia al liceo Gianelli Campus di Chiavari. Il tema centrale è lo sport come strumento educativo ed inclusione. Sono una trentina gli studenti e le studentesse coinvolte nel progetto europeo Come lo sport è importante per i nostri studenti, che ha portato al Gianelli Campus di Chiavari alcuni alunni di due scuole di Spagna e Turchia. L'iniziativa è nata da un progetto online sulla piattaforma eTwinning e cofinanziato da Erasmus Plus, il progetto dell'Unione Europea per l'istruzione. Estamos en un Erasmus, un intercambio cultural con nuestros socios europeos y los de aquí de Chiavari, y estamos trabajando en un proyecto sobre inclusión a través del deporte, sobre todo en el medio natural. In autunno saranno gli studenti del Gianelli ad essere ospiti in una scuola europea. Tema centrale delle attività è lo sport come strumento educativo ed inclusione, con particolare attenzione alla disabilità. In questi giorni hanno praticato sitting volley, basking e street orienteering a Portofino. Ieri abbiamo fatto toreball, quindi calcio per i ciechi, quindi abbiamo bendati e anche abbiamo fatto diverse attività divertentissime, perché sono caduti più di una volta in realtà bendati con diversi ostacoli, e c'era l'accompagnatore che era una sorta di guida che diceva salta, passa sotto, un po' per in inglese ovviamente, perché è l'unica, diciamo, lingua in comune a tutte e tre le scuole. Vedendo i ragazzi così, cos'è che li unisce di più? Secondo me tantissimo la voglia di divertirsi, perché è la voglia di conoscere persone diverse, non stare sempre con le stesse persone, che è, se ci pensiamo, poi lo scopo secondario. Il primario è quello di imparare un po' l'inglese in realtà, il secondario è proprio quello di integrarsi,
e l'aspetto che mi è piaciuto di più è che molti ragazzi si sono magari visti anche in orari fuori scolastico, anche la sera o al pomeriggio quando erano liberi, per stare insieme. Quindi vuol dire che siamo, anche se in 4 giorni, perché la fiera da domenica fino a praticamente oggi, siamo riusciti proprio in questo intento, perché ma si vede anche adesso, nonostante magari siano in lingue diverse, però riescono a comunicare, a giocare insieme. Ora la cronaca: un mezzo pesante è andato a fuoco questa mattina in A12 prima dello svincolo di Bolzaneto. Le fiamme si sono propagate sul cassone del camion e rischiavano di avvolgere anche la cabina. I vigili del fuoco sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Genova Est per spegnere l'incendio. È stato necessario anche il supporto da parte dell'autobotte e del comando centrale. Fortunatamente non sono state coinvolte persone. Stiamo vedendo alcune foto. A Chiavari ha aperto il centro del riuso, dove è possibile mettere a disposizione o ritirare oggetti in buono stato, piccolo mobilio ed elettrodomestici. Si trova in via Piacenza, nei locali accanto al punto di distribuzione dei kit per la raccolta dei rifiuti, ed è gestita da Una e Aprica. I cittadini di Chiavari possono consegnare cose e ritirarle per un massimo di 4 pezzi ogni mese. Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, mentre il sabato dalle 9 alle 12. Alla fine di ogni mese il materiale raccolto e non ritirato sarà donato alle associazioni del territorio per progetti solidali. Dopo l'inaugurazione di martedì sera, il Riviera International Film Festival è entrato nel vivo a Sestri Levante. 10 film in programma e diversi incontri con ospiti come Luca Zingaretti e Paolo Ruffini. La rassegna è anche l'occasione per fare il punto sullo stato di salute dei cinema. Per i cinema la ripartenza non è ancora arrivata, le sale non sono tornate sui livelli di presenze pre-pandemia e, a parte gli exploit dei cosiddetti film evento come l'ultimo Spider-Man o altri blockbuster, il pubblico continua a mancare. Ce lo spiega Alberto Passalacqua, presidente dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinema Liguria e gestore di tutti i cinema del Tiguglio, eccetto il Mignone a Chiavari. La speranza è che eventi come il Riviera Film Festival di Sestri Levante, in corso in questi giorni, possano aiutare a ricreare interesse soprattutto per i film d'essè. Soprattutto è un momento di rilancio del cinema di qualità, perché quello che soffre di più in questo momento è proprio il settore italiano e il settore di qualità. A pesare è sicuramente l'obbligo di mascherina. I cinema sono rimasti uno dei pochissimi luoghi con l'obbligo di FFP2 e questo scoraggia molte persone. Una misura che lascia qualche perplessità non solo ai gestori, visto che è permesso consumare cibi e bevande e quindi chi poi mangia in sala la abbassa per forza di cose. Ci aspettavamo almeno un'uniformità, nel senso dire, benissimo, mascherina chirurgica, ormai siamo abituati ad avercela in tasca, ok, capita che molti non abbiano la mascherina con sé, tu sei costretto a vendergliela, magari poi gli dici che puoi mangiare il popcorn e bere, però gli sei costretto a vendergliela perché non l'hanno di loro. Anche quest'estate a Sestri Levante ritornerà il cinema all'aperto all'Arena Conchiglia. Si parte nella seconda metà di giugno, probabilmente dopo il 20. Saranno meno serate rispetto agli anni scorsi, visto che la location sarà usata per diversi eventi estivi. Dovrebbero essere una 40ina di giornate nei feriali. Non c'è ancora il programma, ma ci saranno certamente i film per famiglie e le pellicole restaurate. Ho con piacere visto l'altro giorno che hanno restaurato, e questo lo farò probabilmente solo per me, ma per mio piacere personale, hanno restaurato la Cineteca di Bologna, lo chiamavano Trinità, e quindi quello sappiate che di sicuro ve lo farò all'Arena, perché lo chiamavano Trinità, non posso perdermelo. E dal cinema alla televisione, primi giorni dal passaggio al digitale di seconda generazione in Liguria, primi di servizi per quanti già ricevono il segnale delle emittenti nel nuovo sistema. L'invito è a non preoccuparsi, ci sarà un periodo di assestamento, si spera breve, in cui ripristinare i vari canali, ma in molti casi non occorre alcun tipo di intervento. Sentiamo a questo proposito i suggerimenti del nostro direttore. Anche oggi, benvenuti i nuovi telespettatori di Telepace, i nuovi territori raggiunti, siamo ancora nel ponente Ligure, ma ci stiamo avvicinando a Genova, al centro della nostra regione, e poi progrediremo fino al 25 di maggio, quando sarà completato il passaggio al nuovo digitale. E cosa può succedere una volta fatta la risintonizzazione, come ci siamo detti? Chi ci sta già vedendo lo sa bene. Potrebbe esserci qualche
imperfezione nella ricezione. Il digitale ha una caratteristica, di solito o si vede o non si vede, oppure può esserci anche una condizione intermedia dove l'immagine viene squadrettata oppure si blocca o per qualche momento viene la scritta nessun segnale. Quello è indice di una necessità che c'è di migliorare la ricezione del vostro impianto d'antenna, la sistemazione a volte dei cavi interni che avete in casa e forse anche per alcune zone un pochino di pazienza, perché capite, un grosso passaggio come quello che è stato fatto chiede anche che ci sia dei tempi tecnici perché si affinino tutte le questioni tecniche, quindi in qualche caso non dipende dal vostro impianto ma dipende dal sistema di trasmissione che chiede di essere sistemato. Ci vuole un pochino di tempo, è un grande passaggio quello che sta avvenendo e chiede un tempo anche di assestamento. Telepace arriva nelle vostre case, ci ricevete al canale 12 e al canale 85. Noi siamo una televisione comunitaria, una televisione non commerciale che porta il messaggio del Vangelo e che vuole essere a servizio del territorio. Voi che ci sintonizzate per la prima volta imparerete a conoscerci e vi ricordo anche il nostro sito sul quale avete informazioni più dettagliate, che è teleradiopace.com o .it o .tv, quello che volete, teleradiopace.com. E impareremo a conoscerci passo per passo. C'è la possibilità di candidarsi come volontari dell'Andersen Festival, che quest'anno propone 20 spettacoli dal 3 al 19 giugno e sarà prodotto interamente da Mediterraneo Servizi. I volontari dovranno essere maggiorenni e rendersi disponibili a partire da fine maggio per un incontro conoscitivo. I turni di servizio saranno di 4 ore, sono previsti un buon pranzo o cena in base all'orario del turno stabilito e gadget personalizzati. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito andersensestri.it. Sarà la Compagnia Teatro delle Quisquilie di Trento a rappresentare lo spettacolo Storie di Gianni, vincitore della prima edizione del Premio Nazionale di Teatro per Ragazzi Emanuele Luzzati, lunedì 6 giugno alle 10.30 nel Parco del Flauto Magico a Santa Margherita Ligure in Corso Rainusso. Lo stesso giorno si terrà anche la premiazione. Per quanto riguarda la sezione del premio riservata alle scuole primarie della Liguria, si è classificata al primo posto la terza B della scuola primaria Maria Scarsella dell'Istituto Comprensivo di Santa Margherita Ligure con l'opera Il Ciotolo, che verrà messa in scena il 27 maggio alle 10.30 sulla piattaforma del Sentiero degli Animali nel Parco di Portofino a Nozzarigo. Menzione speciale infine per l'accuratezza nella ricerca sul territorio a Cala dell'Oro della seconda A della scuola primaria Scarsella dell'Istituto Comprensivo di Santa Margherita Ligure, che sarà rappresentata il 28 maggio alle 10.30 all'auditorium dell'Istituto Comprensivo. Si dice che lo sport è integrazione, così è stato nella partita disputata allo stadio Broccardi di Santa Margherita Ligure. Dal desiderio di reciproca conoscenza è nata l'idea di una gara che ha visto contrapposte una formazione di giovani sanmargheritesi e rappallesi ed un gruppo di ragazzi rifugiati del progetto SAI. Una bella occasione per stringere nuove amicizie in cui la cronaca meramente calcistica è passata naturalmente in secondo piano, benché la vittoria si è andata ai padroni di casa per 6-4. Dico solo buonasera e benvenuti alla partita dell'amicizia, e che sia amicizia. Spero sia una partita, anche tutti noi lo speriamo, divertente, soprattutto questo è l'importante, che tutti possano giocare e divertirsi. Da dove nasce l'idea di questa partita? Nasce dal principio di un po' di conoscenza. Questi ragazzi qua del progetto SAI di Santa Margherita Ligure volevano un po' conoscere tutto ciò che c'era a Santa Margherita e in particolar modo anche noi, gruppo giovani. Sono dei ragazzi appunto musulmani che hanno avuto questo desiderio qui di conoscere la comunità di Santa Margherita Ligure, e noi abbiamo cercato appunto, come diceva adesso Damiano, di instaurare un rapporto. Il nostro parco Don Gian, che in realtà di soprannome è battezzato Jun Gian con la J di Jolly, è il nostro capitano e si è preso parte a questa responsabilità di essere il nostro capitano questa sera. È un numero
impegnativo quello che hai sulle spalle, il numero 10. Ma siccome mi hanno chiesto che numero vuoi, io ho scelto questo. No, vabbè, il calcio è sempre stata la mia passione, poi il 10 di Platini è indimenticabile. Siamo emozionati a questa partita, da un bel po' che non giochiamo dall'inizio dell'epidemia, siamo fuori allenamento, ma stasera facciamo quello che possiamo fare. Io sono sempre forte, gioco sempre, anche se non gioco 6 mesi, sono allenamento. Finito Ramadan fisicamente, guarda, tutti bene sciolti, bene, vedi, con la vita stiamo proprio bene. E speriamo che vinciamo anche la partita, compreso il nostro Evra. È un bel momento di comunità in cui i nostri ragazzi, che sono abbastanza giovani, si incontrano con i giovani della cittadinanza, quindi è un momento di gioco, di comunità, di condivisione e di felicità, ecco. Per preparare un terzo tempo, come si usa dire in termine rugbistico, dopo la partita per questi ragazzi, sperando che la finiscono tutti in buone condizioni. Mamadou, bravissimo Mamadou. Ed è rimessa laterale. La Prorecco ha battuto per 11-8 il Marsiglia nell'ultima sfida del girone B, valida per la Final 8 di Champions League. Appunto a Sant'Anna i biancocelesti, che indossavano le calottine d'epoca per omaggiare i campioni che proprio lì conquistarono le prime vittorie, quando ancora la pallanuoto si giocava in mare, hanno conquistato il primo posto del girone in attesa di conoscere l'avversario che incontreranno nel quarto di finale il prossimo 2 giugno. E ora vediamo quali sono gli appuntamenti in agenda per la giornata di domani. Gli appuntamenti di giovedì 12 maggio. In occasione della giornata internazionale delle infermiere, dalle 9 alle 12 all'auditorium della Filarmonica in Largo Pessagno a Chiavari si terrà un convegno dal titolo Preveniamo Insieme, dedicato alla prevenzione della violenza su donne, bambini e operatori sanitari. Nell'ambito del Riviera International Film Festival a Sesti Levante alle 14.30 al Reef Lounge in Piazza Matteotti si parlerà de Il mondo del fumetto con Giuseppe Camuncoli. Sempre al Reef Lounge alle 17.30 sarà presente l'attrice ucraina Anna Safronchik, mentre alle 18.45 interverrà l'attrice e conduttrice italiana Chiara Francini, moderatrice degli incontri Marta Perego. L'associazione italo-britannica di Chiavari propone la lettura del A Study of the Beauty and Brutality in Shaggy Bane, il romanzo d'esordio più venduto di Douglas Stewart. Le letture saranno a cura di Leslie Taylor, l'inizio alle 17 all'Hotel Monterosa di Chiavari. E ancora due notizie di cronaca. Aveva aperto 6 anni fa una partita IVA per il commercio di veicoli usati, ma di fatto acquistava auto sfruttando le agevolazioni fiscali e poi le cedeva a persone coinvolte in attività illecite. Un trentenne di origine straniera è stato segnalato alla Procura di Genova dalla polizia per falsità materiali in atti pubblici e truffa al termine di un'articolata indagine condotta dalla polizia stradale. La Polstrada ha sequestrato 47 veicoli non assicurati e mai revisionati. L'uomo è stato segnalato anche al registro automobilistico e alla Camera di Commercio. Non potrà più intestarsi in futuro altri veicoli. Un minorenne è minorenne ragazzo che ha cercato di impossessarsi di un cellulare di una turista francese alcuni giorni fa su un treno Intercity che viaggiava dalla Spezia verso Milano. È successo a Brignole. Il ragazzo ha provato ad avvicinarsi all'uomo e ha chiesto di poter usare il suo telefono per connettersi ad internet, e quando lui gli ha detto di no ha continuato a chiedere con insistenza sino a scagliarsi contro il viaggiatore. A bordo c'era un agente della Polfer che ha bloccato il ragazzo, ha allertato il magistrato della procura per i minori e lo ha arrestato il ragazzo per tentata rapina. Il 17enne aveva con sé 2 cellulari che erano stati rubati la notte prima a Borgo Incrociati nel deposito AMT di Molassana. Ora chiudiamo la pagina locale e apriamo quella interna ed estera. Noi ci rivediamo nella prossima edizione alle 20.20. In Ucraina non si fermano i bombardamenti. Kiev accusa Mosca di aver colpito una scuola di disabili. A Kharkiv truppe russe in ritirata, ma in parallelo proseguono anche i contatti. 2 mogli dei soldati ancora nell'acciaieria incontrano il Papa. Pregherà per noi, dicono.
Bisogna fare uno sforzo per sedere le parti a un tavolo. Draghi in conferenza stampa da Washington poco fa parla dei colloqui con Biden, no a una pace imposta, aggiunge, ma il tema è come costruire la pace. Sull'Italia dice, momento di grande incertezza, ma per quest'anno nessuna recessione. Cosa? Da lunedì, senza mascherine in aereo. Io viaggio domenica. Vabbè, dai, ma in aereo non è tanto... c'è l'aria condizionata. La giornata è 40, non è neanche... Sì, 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 sì. Dove vuoi riprendere? E dalla cronaca, alle 2 di cronaca, dopo gli appuntamenti. Ok. Allora... E ancora due brevi aggiornamenti di cronaca. Aveva aperto 6 anni fa una partita IVA per il commercio di veicoli usati, ma di fatto acquistava auto sfruttando le agevolazioni fiscali e poi le cedeva a persone coinvolte in attività illecite. Un 30enne di origine straniera è stato segnalato alla Procura di Genova dalla polizia per falsità materiali in atti pubblici e truffa, al termine di un'articolata indagine condotta dalla polizia stradale. La Polstrada ha sequestrato 47 veicoli non assicurati e mai revisionati. L'uomo è stato segnalato anche al registro automobilistico e alla Camera di Commercio. Non potrà più intestarsi in futuro altri veicoli. È minorenne il ragazzo che ha cercato di impossessarsi del cellulare di un turista francese alcuni giorni fa su un treno Intercity che viaggiava dalla Spezia a Milano. È successo a Brignole. Il ragazzo avrebbe provato ad avvicinarsi all'uomo chiedendo di poter far uso del suo telefono per connettersi ad internet e quando ha ricevuto il diniego ha continuato a chiedere con insistenza sino a scagliarsi contro il viaggiatore. A bordo c'era un agente della Polfer che ha bloccato il ragazzo, ha allertato il magistrato della procura per i minori e lo ha arrestato per tentata rapina. Il 17enne aveva con sé altri due cellulari che erano stati rubati la notte prima a Borgo Incrociati nel deposito AMT di Molassana. Con questa notizia si conclude il nostro telegiornale, l'informazione torna domani alle 7.30 con il TG Rassegna Stampa condotto da Marco Revello e poi alle 12.45 con la prima edizione di Tigullio Oggi. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di serata.